L'edizione di quest'anno di How to Govern Europe, che ci vede sempre in prima fila accanto a EU News, è un'edizione molto importante perché si trova proprio in un momento storico in cui la domanda non è banale, ma è diventata la domanda di fondo che si è chiesta la Commissione con il Libro Bianco di marzo sul futuro dell'Europa e che si è chiesto anche il Presidente Juncker con il suo discorso sullo Stato dell'Unione, in cui ha profilato lo scenario futuro che vorrebbe dell'Unione Europea. Uno scenario che prevede elementi di novità per quanto riguarda la gestione dell'economia, per quanto riguarda la gestione delle grosse crisi, la migrazione, la sicurezza, ma pensiamo anche alla difesa, e tutte queste questioni sono al centro del convegno di oggi, How to Govern Europe, di questa edizione 2017. Chiaramente, per far fronte alle grosse sfide che stanno di fronte all'Unione Europea e anche alla sfiducia che i cittadini hanno coltivato in questi ultimi anni di populismi e di scetticismi nei confronti del progetto europeo, ci vogliono formule innovative, ma ci vuole più partecipazione e più solidarietà. Una Germania più debole è una novità, indubbiamente, aspettiamo di vedere però quali saranno gli esiti di questo nuovo giro di consultazioni della cancelliera Merkel. Di sicuro il motore franco-tedesco resta al cuore dell'Unione Europea e dell'integrazione europea, ma al tempo stesso è importante che a questo motore si affianchi anche un paese come il nostro, come l'Italia, e si affianchino anche attori che guardano al sud del Mediterraneo e non soltanto al nord del Mediterraneo. Penso che la crisi recente abbiano dato un chiaro segnale in questo senso e che si debba guardare in questa direzione.